Bentrovati! Visto l'interesse che avete dimostrato per la serie Ciaxi Sacra, abbiamo deciso di non terminare le puntate, ma di continuare. Anche perché, come vi ho detto appunto nelle scorse puntate, l'importante è mai smettere di imparare e di conoscere. Quindi l'idea ora è di addentrarci nella parte più artistica, nella parte anche di vita vissuta all'interno dell'abbazia. E vi assicuro che in più di 1000 anni di storia queste mura trasudano vita. Ecco, volevo a questo punto presentarvi le persone che si occuperanno con me proprio di questa continuazione di serie e insieme formiamo il gruppo delle guide dipendenti dai padri rosminiani. Operiamo esclusivamente all'interno dell'abbazia e ci occupiamo dell'accoglienza dei visitatori. Intanto mi presento, mi avete vista, però io sono Tatiana, lavoro qui da circa 25 anni e sono diplomata in lingue. Quindi in 25 anni di lavoro costante, la Sacra è un pochettino anche come se fosse casa mia. Ma soprattutto ho imparato che queste pietre parlano e ci insegnano costantemente. Quindi è una questione molto importante potersi fermare, ascoltarle e soprattutto ascoltarle con il cuore. Adesso diciamo che lascio la parola alle mie colleghe in modo che possano anche loro presentarsi e quindi chiamo qui vicino a me Elisa. Buongiorno a tutti, io appunto sono Elisa, sono qui solamente da 2 anni, quindi non come Tatiana da così tanto tempo, però anche io amo davvero questo posto come fosse casa mia, quindi studio continuamente, imparo tantissimo, perché davvero la Sacra ha tantissimo da trasmettere, da insegnare. E io sono laureata in beni culturali e storia dell'arte e quindi cercherò di scoprire, così come sto facendo, le parti, le bellezze artistiche di questo posto meraviglioso. Ma non solo, perché come dicevo la Sacra ha tanto da trasmettere a partire dalla sua energia che proprio trasuda dalla roccia e anche il bene paesaggistico in cui si trova. Quindi speriamo di lasciarvi un pochino di curiosità in modo da venirci a trovare il prima possibile. E do la parola alla mia collega. Buongiorno a tutti anche da parte mia, io sono Barbara, la new entry qui alla Sacra di San Michele, sono anch'io laureata in Scienze dei Beni Culturali ed è da quasi un anno che sono qui presente e nonostante sia stato un anno molto difficile come ben sapete, in realtà per me non è stato così negativo proprio perché ho avuto la possibilità e la fortuna di poter condividere anche con le colleghe tutto ciò che la Sacra ha da insegnarci ogni giorno, come giustamente loro hanno accennato, e ogni giorno non smette mai di stupirci e vedremo anche con voi proprio le caratteristiche, le particolarità che la rappresentano. Quindi vi invitiamo appunto a seguirci nelle prossime puntate per star con noi e quindi conoscere proprio i vari aneddoti che caratterizzano la Sacra stessa. A presto. A presto. A presto.